dentro le miniere come stavano gli operai? Lavoravano picco e pala, e c'era il trenino che andava lì vicino, lo riempivano e lo portavano su e poi lo mandavano giù qui a Morgé, qui. Lo lavavano via e poi lo mandavano a Aosta. A Aosta c'era il frantoio lì alla Cogna Aosta e li spaccavano e poi lo vendevano per del carbone. Cominciavano alle 6 del mattino e smettevano alle 2, 3. Più ore facevano, più erano pagati, allora non è mica pagati tanto, eh. C'era sempre il peso da alzare, eh. O piccolo o grande, ma. E poi sempre col piccola pala, a riempire il carrello, poi lo tirava, trascinavano fuori con un piccolo trattore che avevano lì, che andava sui binari, e trascinavano fuori quello, un po' lo spingevano loro, un po' a fare delle vite così. Partire da qui, andare in là con degli stivali, neanche delle calze da cambiarsi lì prima di entrare dentro, entravano dentro con i piedi bagnati. E nevicava tanto E quelle. allora nevicava. Delle volte 4 metri, mi hanno detto quando sono nato io. Uscivano per la finestra. Avevano fatto su almeno io non l'ho visto, fatto su la strada perché dalla porta non poteva fare a meno di mettersi a palare la neve. Era dura, E sì. allora meno male che c'era tormenta, che Sì, li faceva ridere un po'. venivano a cercarmi loro, tanto per passare il tempo. Sì, insomma, era coccolato da Sì, tutti. volevano tutti bene. Cosa mangiavano gli operai? E polenta, pasta asciutta, e risotto, e secondo quello che le facevano, mi davano anche a me da mangiare, tanto uno più uno meno, poi ero piccolo, non è che mangiavo, Voleva solo giocare a no. pallone. Ecco, volevano solo giocare al pallone. Ma il sabato era una festa unica, perché il sabato non lavoravano e neanche la domenica, allora bevevano, sì, quelle si ricordavano di bere, anche mangiare. Cosa facevano nel tempo libero, oltre a mangiare e bere? Oh, via in giro così andavano a legna, tanto per avere della legna anche loro lì, se no non, nessuno gli portava della legna, eh. E dove vivevano? Lì, nel poliambulatorio. C'era un reparto, una casa sola, e c'erano tutti i letti, tutti assieme. Ce n'era di quelli che stavano lì a dormire perché insomma, 8 ore dentro è lunga, eh.